tutte ragazze, eccomi qui pronta a registrare un nuovo video. Oggi vi parlerò nuovamente di un po' di shopping che ho fatto in questi giorni. Sono andata in particolar modo da Tiger, da H&M e da OVS nello stand di Essence. Allora, partirei con quello che ho comprato da Tiger. Da Tiger ce l'ho andato appositamente perché ha aperto un nuovo store, se non erro, in via Gola di Renzo, almeno per quanto riguarda Roma, e cercavo delle scatole di latta che mi servivano per organizzare un po' di cianfrusaglie che avevo in giro per tutta casa. E quindi ho comprato queste scatole di latta che non vi sto qui a mostrare, invece vi faccio vedere due cosette carine che per me appunto sono carine, che vi volevo mostrare. Come prima cosa ho preso questo beauty con la scritta make up, appunto è una coscettina carinissima, molto capiente, di un bel colore, il color Tiffany con i pois bianchi. Allora, queste vedendo le foto di Instagram ho visto proprio che è piaciuta a tantissime persone, e trovarle è stata veramente molto difficile qui a Roma. Invece con questa nuova apertura di questo nuovo negozio, sarà che c'aveva più assortimento, sarà che magari era meno conosciuto, non so, ho avuto la fortuna e l'ho trovata e sono molto contenta. Questo qui, se non erro, l'ho pagata all'incirca 3 euro. Poi sempre da Tiger ho preso invece questi fogliettini con appunto delle stampe differenti, per esempio questa qui ha i cuoricini, poi ci sta questa qui con i rombi bianchi e neri, oppure ci sta anche con i baffetti bianchi e neri, non so se riuscite a vederle bene in camera. Eccoli qua, e questi qui vengono 2 euro, io li ho presi perché erano indicati appunto per creare delle decorazioni per la propria abitazione, per la propria casa, ma io li sicuramente utilizzerò per fare delle tag magari per arricchire i pacchettini regalo. E questa qui appunto, non so se ve l'ho detto, l'ho pagata 2 euro. Poi, passando ad H&M, invece ho preso questo pantalone color cuoio. È un cuoio abbastanza scuro come colore. Io l'ho preso perché cercavo appunto un pantalone che rimanesse morbido ma allo stesso tempo avesse la vita alta. E questo qui appunto è il pantalone proprio indicato. E lo trovate sicuramente ancora in negozio, perché poi sono ripassate ad H&M e ancora l'ho trovato lì. E comunque l'ho preso in questa settimana. E il prezzo è 19,99 euro. Io lo vedo benissimo abbinato per esempio con una camicetta bianca, se lo volete rendere magari un po' più lunga, con una bella collana, oppure con una camicetta magari di quelle velate ma nera, sicuramente dà quell'effetto molto chic e particolare che a me piace moltissimo. E per finire invece da OVS, corner di Essence, ho preso altre cosettine. Vi faccio vedere. Come prima cosa ho preso questa palettina che è della collezione 03 Sunrise, della collezione estiva All About Sunrise. E questa qui mi piaceva tantissimo, la cercavo tanto perché ha tutte queste nuance abbastanza nude e molto particolari, delicate, che mi piacciono tanto, che anche se sono sicuramente più indicate per l'estate, perché queste appunto fanno parte della collezione estiva, appunto magari messi più la sera, visto che sono anche un po' brillantinate, poi possono essere tranquillamente riutilizzabili anche proprio per una base. Mi piaceva tantissimo e questa qui l'ho pagata 4,49 euro. Poi ho preso sempre nel corner di Essence questi due smalti, che sono un nude e un color nero. Questi qui sono in particolar modo il 144 Black Easy Back e il 162 Derit Nude. Questi qui l'ho pagati a 1,99 euro, che se non erro stavano anche in offerta. Mi piacciono tantissimo perché sicuramente questo è un nude, però è un po' più particolare perché tendente un po' al lilla e al rosato, e quindi è un po' differente rispetto a tutti gli altri nude. E mi piaceva appunto perché questo comunque è sempre un modo per utilizzare lo smalto, per non rinunciarci, ma comunque dare quel tocco semplice e delicato che solo lo smalto nude riesce a dare. E poi vabbè, il nero, perché comunque quando voglio avere questo stile un po' più particolare, un po' più rock, c'è tantissimo il nero come colore. Poi ho preso questa limetta della linea Niles, della Studio Niles di Essence, che fa per la linea appunto della collezione per il fare il gel con Essence, dove c'è proprio tutto il kit. E mi piaceva tantissimo, non perché io utilizzi il gel, ma perché questa lima mi piace tanto, che è custodita in questa appunto custodia, e così può rimanere comunque pulita e non si sporca con i trucchi, perché io spesso e volentieri le inserisco nelle pochette, e quindi così almeno rimane nel suo posticino e non si sporca.
E poi ho preso invece da OVS, non nel corner di Essence, ma proprio da OVS, ho preso questi due prodotti dall'OVA. Questi sono, questa è una pasta di argilla verde pronta all'uso e questa qui invece è un gel con l'argilla bianca. E questo qui è bello abbondante, è indicato per il viso, proprio per creare questo impacco anche nel corpo e nei capelli. Sinceramente ancora non l'ho provato, non so se voi l'avete mai utilizzato, magari se l'avete fatto consigliarmi, dire cosa ne pensate di questo prodotto. E questo qui veniva a 4,99 euro, come questo detergente qui all'argilla bianca, che questo qui ho visto che è molto conosciuto soprattutto qui anche dalle youtuber, ed è un gel detergente purificante appunto all'argilla bianca, e questo qui sicuramente lo utilizzerò sia mattina che sera appunto per pulire e purificare il mio viso. E per finire vi mostro questo profumo della Shaka, più che un profumo è appunto un profumo portatile della Shaka. Questa è la fragranza Romantic ed è appunto in questo flacone qui, dove c'ha questo roll-on che ti permette di metterti il profumo e portarlo appunto sempre con te. Secondo me è un'idea molto carina per essere sempre profumate. E per quanto riguarda lo shopping è tutto, io vi saluto e vi ringrazio per avermi seguito ancora, ciao!